Amici di The Best of Italy, bentornati a questo nuovo appuntamento del Made in Italy. Oggi parliamo di antiche tradizioni, particolarmente radicate nei territori di Modena e Reggio Emilia. Parliamo di tradizioni radicate, ma soprattutto di tradizioni conservate in antiche botti. Parliamo di aceto balsamico di Modena. Siamo a Vignola e siamo in una delle aziende consorziate del consorzio per la produzione certificata dell'aceto balsamico di Modena e siamo in compagnia del suo presidente, il dottor Remo Romeo Vellani. Dottor Vellani, quando e perché nasce un consorzio a tutela dell'aceto balsamico? Una decina di anni fa. E il segreto, la ragione vera, sta proprio nella parola tutela, la necessità di difendere questo prodotto per le qualità, la tradizione e il grande valore che esso ha sul mercato. Ripercorrendo un po' la storia, no, dell'aceto balsamico di Modena, veniamo a scoprire che è una storia in realtà antica, che affonda le sue radici addirittura nel Medioevo. Certo, sono diverse centinaia d'anni e si può risalire sino al Medioevo. Gli Estense, la signoria di Modena, erano produttori e consumatori. E quindi effettivamente a Modena c'è questa tradizione, è un prodotto molto antico e nello stesso tempo anche molto moderno perché piace molto oggi. A proposito di questo, mi viene da chiedere quando in realtà l'aggettivo balsamico, perché questo ci è dato conoscere, insomma, quando l'aggettivo balsamico ha fatto riferimento all'aceto di Modena. Ecco, sì, si ritrova per la prima volta, almeno nei documenti della Torre Estense, dove erano conservati i registri di produzione. I riferimenti ci sono i primi verso il 1700, quindi sono diverse centinaia di anni e da allora questo prodotto a Modena e solo a Modena è sempre stato definito balsamico. Ma probabilmente per delle sue proprietà particolari, qualità? Sì, forse sì, ma in generale tutto l'aceto un tempo era considerato anche medicamentoso, si utilizzava a curare le ferite. Probabilmente la sua origine, l'origine di questo termine balsamo, balsamico, viene proprio da questa funzione che veniva assegnata all'aceto. Essendo quello prodotto a Modena il migliore, venne aggiunto questo termine per distinguerlo da altri prodotti comuni. Ascolti, tornando quindi ai giorni nostri, no? Sapendo l'antica tradizione di quello che è l'aceto balsamico di Modena, come si colloca nell'attuale mercato nazionale, internazionale, una così antica tradizione? Ecco, infatti è un prodotto antichissimo ma anche molto moderno perché ha un momento che dura degli ultimi 20 anni, anche 30, di felice vita.
nel senso che è sempre più desiderato, accettato, voluto dai consumatori e in tutto il mondo. È un prodotto che ha proprio un momento molto molto felice. Per questo bisogna difenderlo e difenderne la tradizione e la qualità. Bene, noi proseguiamo questo nostro meraviglioso viaggio nel mondo dell'aceto balsamico di Modena e andiamo a scoprire meglio le botti che conservano e che meglio producono l'aceto balsamico di Modena. Grazie al dottor Vellani. A voi. L'azienda Toschi nasce nel 1945 dall'idea di confezionare sotto spirito le famose ciliegie di Vignola. Nei suoi oltre 60 anni di vita ha ampliato enormemente la gamma di prodotti, sino ad arrivare all'ultimo nato che è Amorena, una deliziosa ciliegia candita ricoperta di finissimo cioccolato extra fondente. Ma oggi andiamo ad incontrare e a conoscere Toschi per parlare di aceto balsamico di Modena. Siamo in compagnia del dottor Massimo Toschi, amministratore delegato della Toschi Toschi, che è un antico marchio legato, credo ormai da più di 50 anni, no? Oltre 60. Ecco, auguroni, complimenti, alla produzione di cosa? Di liquori, sciroppi, frutta sotto spirito. Quindi la prima domanda che mi viene in mente da farle è l'aceto balsamico. L'aceto balsamico, bella domanda. Sì, Toschi è un marchio nato in questo territorio, Vignola, vocato alla frutta, quindi noi siamo partiti dalle ciliegie, di Vignola, al liquore, e questo è stato il primo prodotto che ha portato poi questo marchio al successo di oggi. Dietro a queste ciliegie sono poi nate una serie di prodotti, gli sciroppi, come diceva, al fragolì, che è il liquore di fragole, quindi sempre però legati alla frutta. Poi, naturalmente, l'aceto balsamico di Modena, prodotto tipico modenese, il nostro fiore all'occhiello sui mercati mondiali, è diventato da sempre, poi da resto io sono stato sempre cultore di aceto balsamico, un produttore di aceto balsamico tradizionale, in casa, in famiglia, tutti avevamo la nostra acetaia. È stato viaggiando nei mercati esteri, ho visto questo successo di questo prodotto fuori nel mondo e mi sono interessato all'acquisizione di un acetificio perché volevo entrare in questo tipo di mercato. E così è stato, una decina di anni fa abbiamo comprato un acetificio in provincia di Modena, l'abbiamo trasportato qui a Vignola, abbiamo trasferito questo e adesso è nato l'aceto balsamico Gino Toschi, che è un Gino era il nome del mio nonno, quindi per fare una tradizione, vedere che appunto poi è stato quello che ha fatto per primo un acetificio in casa nostra, aceto di casa, poi si faceva l'aceto balsamico. E così abbiamo iniziato questa avventura anche nel mondo dell'aceto. Allora, a proposito dell'aceto balsamico, quali sono le tipologie di aceto balsamico in commercio? Beh, oggi l'aceto balsamico è legato a un disciplinare, che è quello poi depositato a Bruxelles per l'IGP, e prevede praticamente due tipi di aceto, un aceto normale affinato, che deve riposare due mesi in botte prima, dopo l'assemblamento tra mosto cotto e aceto di vino, e per essere invecchiato 3 anni. Queste sono le due tipologie di aceto balsamico, quindi un invecchiato che è oltre 3 anni di invecchiamento, un affinato che è oltre 2 mesi di riposo in botte. Non possiamo dire invecchiamento, per 2 mesi è un fatto molto limitato.